entriamo in una tartufaia coltivata che è del dottor Toci, fatta 20 anni fa, e vediamo come si raccolgono i tartufi. Questo è un tartufo nero invernale che cresce proprio da questo periodo fino a marzo. E dopo ci sono altre specie che crescono in altro. Praticamente tutto l'anno ci sono 9 specie di tartufi che si possono raccogliere in posti diversi, però si può andare a cercare tartufi tutto l'anno. Il cane è una cosa importante, è la cosa determinante, importantissima, ci mancherebbe senza cane, insomma. È quasi un delitto. Il cane lo trova quando il tartufo è maturo. Il tartufo si mangia perché emana un odore gradevole e maturo. Coglierlo acerbo non ha nessun significato. Un buon tartufo si riconosce prima di tutto dal profumo e poi dalla grana. Quando si taglia leggermente, se ha la grana bella venata, vuol dire che il tartufo è il punto top della maturazione. La cosa importante è che siamo usciti adesso da una tartufaia coltivata, fatta 20 anni fa, che oltre a darci la soddisfazione di raccogliere i tartufi, è anche un modo come un altro per rimboscare e fornire ossigeno.